Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 10 settembre, è San Nicola da Tolentino ed è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. In Italia questa giornata è organizzata dal Servizio per la prevenzione del suicidio dell'ospedale Sant'Andrea. Il suicidio è un fenomeno che può essere prevenuto. Questo è l'obiettivo dell'iniziativa che ogni anno punta i riflettori su questo tema così importante, ma ancora così poco affrontato. Si stima che ogni anno nel mondo muoiano 1 milione di persone per suicidio. Questi numeri rappresentano un tasso di mortalità per suicidio di 14,5 su 100.000 abitanti. Le richieste sono cresciute del 55% rispetto al 2020 e sono quasi quadruplicate rispetto al 2019, prima della pandemia. A preoccupare particolarmente il dato è relativo ai giovani, il 28% delle richieste d'aiuto è di under 26. I dati del 2022 non fanno ben sperare. Nel primo semestre dell'anno le richieste d'aiuto sono state più di 2.700, il 28% di giovani fino a 25 anni di età. La realtà è che ogni minuto nel mondo avvengono più di 2 morti per suicidio. I dati emersi da studi internazionali evidenziano il fatto che il comportamento suicidario è un fenomeno complesso e solitamente una sola causa non è sufficiente a spiegare un atto suicidario. Durante gli ultimi 3 decenni, la raccolta di fattori a rischio per il suicidio hanno evidenziato cause biologiche, culturali, psicologiche e contestuali che possono influenzare sul rischio.